Luca Marchesi, presidente dell'associazione IANUA in latteria, perché domani alle 18 all'Hotel Meliá di Via Corsica ci sarà un evento di cui Extra Liguria è media partner, la presentazione del libro, dell'ultimo libro di Magdi Allam. Di che cosa si tratta però ce lo facciamo raccontare direttamente da Luca. Ciao Federico, grazie per questo appuntamento, era tanto che volevo venire a trovarti. Noi siamo molto felici di questa collaborazione con Extra Liguria. Magdi è una personalità che voi tutti conoscete, ha scritto recentemente questo volume, Io e Oriana, in occasione dei 10 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, e la sua visita qui a Genova sarà l'occasione per parlare di questo suo ultimo libro, ma anche per confrontarci con lui sugli ultimi temi di attualità. Magdi è uno degli ospiti che nel corso degli ultimi 6 anni ha preso parte alle iniziative del nostro think tank, col quale abbiamo avuto modo di confrontarci con oltre 200 personalità del mondo del giornalismo, del mondo della politica, del mondo della diplomazia, del giornalismo e delle istituzioni dello Stato. E quindi noi siamo molto contenti di iniziare anche con voi questo nuovo percorso, perché per la prima volta non saranno solo appuntamenti a porte chiuse con un limitato pubblico, ma avremo l'occasione di fare questi appuntamenti in diretta. Ecco, IANUA è un'associazione che da qualche anno lavora sul territorio genovese, regalando appunto degli appuntamenti di dibattito e approfondimento culturale. Perché è nata questa associazione? Ma l'idea è nata dalla consapevolezza che la politica difficilmente riesce a dare delle soluzioni se non ricerca un consenso trasversale su temi importanti. Da questa necessità è nata l'idea di creare un palcoscenico indipendente di confronto sul quale andare a ricercare punti di interesse comune alle principali forze politiche. Questo è stato il punto di partenza. Poi nel corso degli anni l'associazione si è evoluta e ha avuto modo di mettere in campo tante iniziative anche di internazionalizzazione del territorio e creare una rete di relazioni nazionali ed internazionali molto importanti, con la quale è andata a consolidare negli ultimi 2 anni un forum di proprietà, che è il forum di Cuore Maggiore, che è diventato il nostro palcoscenico nazionale. Noi di questo siamo molto orgogliosi e tutta questa esperienza noi la mettiamo a disposizione del nostro territorio e della nostra città. Sì, perché IANUA non lavora solo su Genova, ma da 2 anni a questa parte ha un appuntamento estivo a Cuore Maggiore che sta diventando davvero un punto di riferimento proprio per il dibattito non solo politico ma anche culturale del nord Italia, sostanzialmente del nord ovest italiano. Sì, è nato anche questo come un esperimento, si sta consolidando. È un appuntamento che funziona perché riesce ad attrarre tante personalità. Quest'anno avremo una terza edizione con tanti ospiti internazionali e quindi è sicuramente stata una bella sfida che ci vede ancora oggi impegnati. Tornando all'appuntamento di domani, rinnoviamo appunto l'invito a partecipare a questo dibattito, questa intervista pubblica a Magdi Allam alle ore 18 all'Hotel Meliá di Via Corsica, ma per chi non potesse partecipare ovviamente abbiamo la possibilità di offrirvi questo evento in diretta sulle pagine Facebook di Extra Liguria e di IANUA, per cui insomma abbiamo canali pieni per cercare di visualizzare anche in diretta questo evento, Luca. Una bella collaborazione. Grazie. Grazie a Luca Marchesi per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè. Grazie a voi.